Salve a tutti amici di Campania nel Pallone, qui dallo stadio di Di Maro Folgarida, dove in questi istanti si sta svolgendo l'ultima seduta di allenamento di questo ritiro in Val di Sole degli Azzurri. Una seduta che dovrebbe durare non più di una mezz'oretta, in quanto comunque la squadra in questi giorni ha accumulato un bel po' di carichi di lavoro. Nella giornata di ieri si è svolto il secondo test amichevole contro la Pro Vercelli, il Napoli si è imposto di misura con il risultato di 1-0 e possiamo dire che è stato comunque un buon test, in quanto la Pro Vercelli è una squadra di Serie C che nella scorsa stagione ha disputato i playoff promozione, che anche in vista della prossima annata ha l'ambizione della promozione in Serie B. C'è tanta apprensione, come dicevamo ieri nel post gara, per le condizioni di Diego Demme. I primi esami hanno evidenziato una distorsione di secondo terzo grado, ma si attende il risultato in giornata di ulteriori accertamenti e secondo alcune indiscrezioni si teme l'interessamento del legamento crociato, dunque c'è il rischio che Luciano Spalletti debba far fronte ad una brutta tegola, perché come detto più volte Diego Demme è un calciatore davvero fondamentale per l'equilibrio tattico della squadra, e in caso di lungo stop ovviamente poi bisognerebbe ricorrere sul mercato per far sì che comunque a centrocampo non si abbia la coperta fin troppo corta. E dunque si sta ormai concludendo questo decimo ritiro del Napoli qui a Di Maro. La Val di Sole è ormai la casa degli azzurri. Il primo ritiro qui si svolse nel 2011 con in panchina Walter Mazzarri. Ricordiamo, quello era il Napoli che aveva conquistato per la prima volta nell'era De Laurentiis l'accesso alla Champions League. E dunque qui per la cittadina del Trentino passa gran parte della storia del Napoli targato Aurelio De Laurentiis. È ormai un po' la casa del Napoli e dei tifosi del Napoli, un'occasione anche di rimpatriata tra i tifosi del Napoli provenienti dal sud, ma anche da tutto il nord Italia e dall'estero. Quest'anno le presenze sono state certamente inferiori agli anni precedenti, ma bisogna tener conto di quella che è la situazione legata all'emergenza Covid e alle conseguenti restrizioni, ma comunque nei due precedenti giorni c'è stato un forte incremento in occasione della presentazione ufficiale della squadra e dell'amichevole di ieri contro la Pro Vercelli. Ha destato parecchia delusione qui tra i presenti la durata della presentazione ufficiale della squadra, che è durata soltanto una ventina di minuti, una durata molto inferiore rispetto alle presentazioni degli anni precedenti qui a Di Maro. Ma sembra che ci siano state pressioni da parte delle forze dell'ordine per far sì che questa festa durasse il meno possibile, considerato un focolaio formatosi in un albergo di Mezzana, che è una cittadina a pochi chilometri da Di Maro. Ed ovviamente ci auguriamo tutti che dalla prossima stagione si torni a respirare il clima che abbiamo visto qui a Di Maro dal 2011 fino al 2019, ma tenuto conto della situazione che stiamo vivendo, anche il bilancio di questa edizione 2021 è complessivamente positivo. Nella conferenza di fine ritiro Spalletti si è detto soddisfatto della squadra che ha trovato, soddisfatto della disponibilità che ha mostrato e anche della propria qualità.
riguardo alle condizioni di Elmas e Petagna, non c'è da preoccuparsi. Il tecnico ha dichiarato che semplicemente avevano bisogno di un po' di riposo dopo il carico di lavoro di questi giorni. E dunque, detto questo, è tutto qui da Di Maro Folgarida. Appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone. Vedete alle mie spalle gli azzurri che svolgono esercitazioni atletiche. Ciao a tutti, ringrazio coloro che mi hanno seguito in questi giorni in cui ho avuto il piacere di raccontarvi questa prima parte della preparazione del Napoli in vista della stagione 2021-2022. Ciao a tutti e auguro una buona giornata ai seguaci di Campania nel Pallone.